sulla base di un grande. Vai, Nicolai. Non so se avete visto un preview di quella, appunto, un preview all'inizio del video, ma se lo avete visto, cioè, sì, dopo un altro preview, è perché today is also the birthday of a lady from Cleveland, sì, Cleveland, and so I would like to wish a very happy, non so gli anni onestamente, birthday to Raina Shai. Sì, Raina Shai, diciamo una signora che beccò, direi proprio casualmente, direi. Certo, la ricercò, ma comunque più per casualità, secondo me. La mia cover strumentale, tra l'altro è il mio secondo video più visto sul canale Tastiera, ma primo in assoluto come Tastiera, perché ho il video in cui mi rasai a zero i capelli, al primo posto assoluto. Comunque, sì, lei, diciamo, scoprì, direi comunque, un po' per ricerca, un po' casualmente, la mia cover strumentale, The World Spins, e poi decise di fare la cover, appunto, e cantata su questa mia base. Se qualcuno è interessato, metto il video completo. Ovviamente, invito sempre a vedere anche il mio video completo di World of Spins, che poco, proprio una ventina di giorni fa, anzi una decina di giorni fa, proprio a primavera, il 21 marzo, ha raggiunto le 5.000 visualizzazioni. Quindi lo invito a vedere. Poi, tra l'altro, lei proprio che, cioè, secondo lei il mio strumentale sarebbe proprio simile, a, diciamo, in totale allo strumentale dell'originale, perché secondo lei è l'unica versione che richiamerebbe la profondità del pezzo originale. Ora, secondo me è un po' un azzardo questo, però in effetti, da quando mi disse questa cosa me ne sono convinto. Io credo che non abbia tutti i torti. Poi, tra l'altro, lei ha anche studiato canto in passato, quindi non è proprio qualcuna che non ha a che fare con la musica, se ne intende un pochettino. E quindi la ringrazio ancora. Sì, veramente anche la sua interpretazione è molto bella. Tra l'altro, fu fatta anche un'altra cover da un altro tizio italiano, eppure potete vedere, diciamo, nel mio canale, vedete un po' i vari video, le World Spins che ho nelle playlist, ma se non sbaglio si chiama il video dove ho unito anche questo video, si chiama Sung at the Versions. Però in occasione dell'anno dal video, l'anno scorso, quest'ultima parte era appunto incentrata sulle versioni cantate anche, e poi sto ancora attendendo un'altra ragazza, ancora lo deve fare, addirittura l'avrebbe dovuta fare più un anno e mezzo fa, da dicembre dell'anno scorso, un anno e qualche mese fa. Però ancora la deve fare, io credo che non la farà più, però resta il fatto che comunque è l'intenzione che lei avrebbe voluto farla. Però in tal senso potete anche leggervi queste cose nei commenti del video, perché nei commenti che ho scambiato appunto con questi utenti si parlava anche di queste cose, delle cover, eccetera. Quindi tutta la storia di queste cose vi sto dicendo sta dentro ai commenti. E poi, infine, Last Thing, pensavo al continuo del mio tributo, la seconda parte, il mio tributo, quella non linciana, il tributo di quest'anno al maestro Angelo Badalamenti per il suo compleanno.
85 anni quest'anno, il 22 marzo scorso. Quindi sì, se avete visto un altro preview, il preview del pezzo, il terzo pezzo di questa parte che ho caricato ieri, è che Red Love da Cabin Fever, veramente bellissimo, tra l'altro secondo me mi ricorda Dark Lolita, pezzo Dark Lolita, una perla, da Wild at Heart, sempre di Angela Badalamenti. Sostanzialmente il pezzo si sente in sottofondo quando c'è Sherilyn Finn che recita in quella breve parte, secondo me la grandezza di un attore si vede anche da parti così brevi. Infatti lei in quella parte è davvero straordinaria, ma sì, e quindi il video completo, ovviamente questo pezzo ho caricato ieri, sempre in descrizione. Domani, credo, ma penso più dopodomani, è un po' impossibile domani, comunque dopodomani dovrei proseguire con il quarto pezzo del quarto film, che si dovrebbe chiamare Una lunga domenica di passioni, il film. Tra l'altro, se lo carico di domenica, Una lunga domenica di passioni, è proprio domenica, sarà proprio Sunday. Sì. Il Matilda's Theme da questo film, poi vedrete, molto bello, lo consiglio già l'originale, anche se non sono sicuro, ma credo praticamente di sì, che sarà questo. Sì, poi anche l'anno scorso in realtà invito a leggere la descrizione del video perché già spiegato tutto lì. Comunque considero questa parte seconda, lo dico in sintesi, come un continuo della seconda parte del tributo dell'anno scorso, eppure era basata su pezzi tratti da film non linciani, ma appunto, leggete la descrizione che è scritto tutto lì, non mi voglio ripetere perché se non ripeto sempre le stesse cose, i video si diventano molto lunghi, va bene così. Sì, credo proprio di aver pensato tutto. Avrete certamente anche in questo caso, come in quei video di questi giorni, scusate se sono stati molto lunghi, ma era necessario. Comunque avrete una certa pazienza se vedete il video tutto intero. Comunque, sì, credo proprio di aver detto.